vedete nel tavolo davanti a me ho preparato la pastarella che i vostri bambini possono manipolare, possono strappare, pigiare, pizzicare, farci le palline, serpentini e tutto quello che gli suggerisce la loro fantasia. Accanto ho messo anche un piccolo mattarello e delle formine, perché quando non avranno più interesse solo a manipolarla con le mani, gli si può presentare anche questi piccoli strumenti con i quali loro possono imparare a stendere la pasta, a preparare la pizza, i biscotti, la torta. Se avete anche a casa un tagliapasta, un piccolo tagliapasta, io non l'avevo, con quello possono anche tagliare delle striscioline di pasta. Insieme ho messo anche una ciotolina con la farina e un cucchiaino, perché così il bambino in autonomia può prendersi o con il cucchiaino o con le dita facendo il pizzicotto la farina che gli serve è necessaria perché non gli si appiccichi la pasta alle mani o non gli si attacchi sul tavolo. Quando avranno esaurito anche, diciamo, l'interesse solo a usarla in maniera tradizionale, diciamo così, la pastarella, possiamo presentargli materiale vario di recupero che abbiamo in casa, intorno a casa. Io tra ieri e stamani, insomma, ho cercato in casa quello che avevo e ho trovato dei sacchi di sughero, dei legnetti, delle scorze di albero, e dei sassi, delle cannucce che ho tagliato a lunghezze diverse, e delle tappi da conserva e da bottiglia di latta di plastica, e delle nocciole e delle conchiglie. Queste sono un po' grandi, io avevo solo queste in casa, se magari avete voi raccolto l'estate scorsa con i bambini delle conchiglie, è anche bello mentre lo usano insieme alla pastarella parlare e ricordare di quei momenti di quando hanno raccolto insieme a voi lungo la spiaggia le conchiglie. Questo materiale è messo, vedete, ogni materiale in una ciotolina, ognuno è diviso dall'altro. E messo a disposizione del bambino che sceglie quello che vuole per usarlo insieme alla pastarella. La conchiglia si può premere sulla pasta per vedere l'impronta che lascia, così come anche altre cose con le cannucce, con i legnetti si possono infilare, possono diventare le candeline della torta, oppure semplicemente prendono il materiale, possono essere tappi, qualsiasi cosa, le nocciole, e le mettono sopra la pastarella per creare qualcosa di creativo che la fantasia gli suggerisce, ecco, non ci sono limiti alla fantasia del bambino. E sicuramente vedrete che il bambino si divertirà a usare tutti questi materiali. La loro fantasia non ha limiti e spero che queste cose vi siano state utili. Grazie, ciao e a presto.